E buongiorno a tutti, abbiamo Domenico Pescosolido. Ciao. Ciao. Chiacchierando con te, cioè, è stato anche molto bello, no? Cioè, chiacchierare con te è molto bello perché mi hai appena... Allora, noi abbiamo commesso tantissimi errori, no? Cioè, come ti ho raccontato, io prima volta ho caricato la pellicola al contrario sulla Hasselblad e quindi dopo aver scattato 12 scatti non era esposto neanche una. E sì, cioè, però fa quasi tenerezza a pensare a questo tipo di errore che ho commesso. Sì, no, non fa tenerezza e certe volte poi si ricordano con piacere, sono quegli errori che dici, ma sì, ma che ingenuo, magari quando lo fai ti arrabbia, certo. E io mi ricordo quella volta che avevo appena comprato da te la Rolleiflex Flex. La Rolleiflex ha due rulli, poi mi sembra che hai anche un video che fa vedere come si carica. Però io stupidamente non mi ricordavo, quindi hai passato sopra, e io avvolgevo la pellicola, ma questa non fermava mai, è rotta, la macchina è rotta, e poi c'avevo la foto, volevo fare quella foto là e non riuscivo a farla perché non riuscivo a caricare, ma non un rullo, ne ho fatti due così. Ah, il giorno dopo sono venuto anche da te, allora ho detto, ma qua la macchina non funziona, e non mi ricordo se Luca o chi mi dice, ma tu la pellicola come l'hai caricata? L'ho presa, l'ho passata qua, ma no, ma questo è due rulli sotto. Volevo morire. Oggi ci ridiamo sopra perché è bello, cioè sono quegli errori che ti fanno ricordare la foto. Forse ti dirò di più, che quella foto che non ho fatto la ricordo di più di certo. Che se l'avessi fatta. Sì. Beh, in effetti, se tu ti ricordi quella fotografia che non hai fatto, cioè è vero che tu non puoi far vedere a nessun altro, però dato che fotografia è come catturare una emozione, no? Cioè per te, per se stesso, se ci ricordiamo tutta la vita, lo scopo della fotografia è raggiunto, no? Sì. E sì. Quindi in effetti per noi fotografia svariata non esiste, non perché esiste. Alla fine fotografia vera, e cioè partiamo perché vogliamo fare la fotografia, per chi, per quale motivo, quale scopo. Se pensiamo questo, fotografia è non svariata o non fatta, va bene lo stesso. Va bene lo stesso, sì, infatti il bello è proprio questo, che va bene lo stesso. Sì, 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 no? In effetti, una volta io normalmente con la Leica, che utilizzo Leica M2, che uso, cioè non ha esposimetro, quindi ogni ambiente che cambia, cioè più o meno io imposto già prima, no? Sessantesimo, trentesimo, 125esimo, F2, 2.8, cioè no, 5.6. E una volta salgo su un tram, eravamo a Tokyo, e faccio una foto al volo e poi mi sono messo a ridere da solo perché non avevo cambiato impostazione, no? E quindi mia moglie mi dice, ma cosa stai ridendo? No, cioè sto ridendo su di me, è che non avevo cambiato esposizione, no? E in effetti è venuta tutta scura, perché prima di salire sul tram ero fuori e poi salgo sul tram, cioè, quindi è sotto esposto di 4-5 EV, fotograficamente non vale niente. Ma questo episodio, e io mi ricordo con anche quasi con piacere, e quella fotografia ce l'ho in testa. Certo, è così. Anch'io ti raccontavo del banco ottico, stavo provando dopo molto tempo questo banco ottico, era tanto che non scattavo banco ottico, poi c'è tutta una proceduralità, no? Quindi fai prima una cosa, io metto lì, metto a fuoco, faccio, mi sistemo tutto quanto, infilo lo chassis della pellicola, e togli il volé. Il momento dello scatto, il momento più godurioso perché scatti e senti il click, no? Certo. Scatto e non scatto, scatto,
ho lasciato diaframma aperto. Otturatore? È otturatore aperto. Ho lasciato il otturatore aperto. Madonna. Beh, non è successo niente, avevo qualche altra lastra, ho rifatto lo scatto. Hai fatto quella sovraesposizione, cioè bruciato la pellicola. Quella pellicola me la sono tenuta. Questo è il mio ricordo, quella foto non fatta, quell'errore fatto, questo è il mio, l'uso come segnalibro. Certo. È il mio errore, cioè, ma ci sta. Cioè, ci sta, ci sta. In effetti il bello di fotografia è anche questo, no? Cioè, poi veramente questi ricordi per me... è forse più importante questi ricordi di aver commesso errore e che aver fatto chissà che, no? Cioè, buona fotografia. Sì. No, poi dall'errore ogni tanto nascono anche ottime foto, quello. E certo, certo. Cioè, l'errore, magari anche proprio grazie all'errore che nasce una grande foto, quello è un altro discorso, però ci sta. E certo, ci sta. Bene. Bene. Domenico, io ti ringrazio del tuo racconto, è sempre bellissimo parlare con te, chiacchierare con te, e buona Pasqua. Grazie anche a voi, ciao.